Cosa vorresti lasciare e cosa vorresti cambiare in questo quartiere? Cosa vorrei lasciare? Vabbè, tutta la bellezza, perché è una cosa rarissima e preziosissima che non si trova e che comunque è una cosa che va bene proprio alla salute e alla vita di tutti quanti noi. E cosa vorrei lasciare? La violenza. Abbiamo un carattere molto aggressivo, in questo posto si sente tutto, no? È un centro molto forte e quindi anche le persone sono molto urlanti, sono molto aggressive, quindi questo, un po' di leggerezza. Allora, vuoi lasciare qua con tranquillamente, con vivere bene con questo quartiere, poi lasciare una bella figura per tutti. Quello che vorrei tenere è proprio la bellezza e il vivere là forse un po' più serenamente, per questo. Quello che vorrei togliere è proprio questa ansia, questa diciamo frenesia che popola la notte soprattutto. E vorrei tenere comunque tutte le librerie, gli antiquari, cioè renderla un centro più culturale, comunque con bar e movida, però in maniera un po' più limitata e con meno droga. Non c'è una raccolta differenziata, non c'è una pulizia costante dei vicoli, perché se ci fate caso, questa zona qua, cioè il fiore all'occhiello, è sempre pulitissima. Se andate dei vicoletti dove ci sono gli abitanti, non c'è la raccolta, non c'è stata una disinfettazione, siamo pieni di topi e quindi c'è un intervento, questo cantiere ha peggiorato le condizioni igienico-sanitarie di questo posto e quindi questa è una ragione. Questo come può convivere col fatto che il centro storico ha le bellezze e cose? Non lo so. Quando diventi mamma cambia il punto di vista completamente, nel senso che già camminare per strada inizia ad avere tutta una serie di esigenze nuove. Quindi sicuramente un po' di spazio per i bambini, un po' di verde, penso, boh, a Piazza Dante, quando l'hanno rifatta, metterci due alberi in croce non sarebbe stata una cattiva idea. C'è una grande fame di spazi verdi, anche minimi. Da poco la cosa positiva è che c'è un piccolo spazio a Santa Chiara con giochi per bambini, però là per esempio ci sarebbe bisogno di fare qualcosa per il prato perché c'è molta terra, insomma cose molto concrete, la terra si alza e non va bene per i bambini. Il vantaggio è che incontri gli amici a ogni angolo di strada e quindi è bello, questa è la parte più bella di vivere al centro sicuramente. Cambierei i marciapiedi forse. In vita terrei innanzitutto i parchi attivi, che sono una cosa secondo me ottima per il quartiere, perché passano poche macchine, soprattutto la sera c'è molto movimento a piedi, ci sono molti turisti, cosa che forse le persone di Napoli non sanno, sia lungo Via Croce e Via Capitelli, sia lungo Via San Sebastiano e Piazza Bellini. Mettere un po' più di forze dell'ordine, un po' più di passaggio alle forze dell'ordine, soprattutto la sera, perché comunque la gente tende a bere molto e quando si beve molto si esce fuori, diciamo, dai cani, dai limiti esattamente, e quindi ci vorrebbe un po' più di polizia anche per numerose persone che ci sono che purtroppo spacciano, ed è una cosa che si deve dire. Noi, essendo nel quartiere, avendo aperto questo posto, è una cosa che comunque può dare fastidio alle persone che vengono a Piazza Bellini per stare tranquilli, per un aperitivo, per mangiare una cosa e comunque non vogliono essere disturbati, ma a maggior ragione le ragazze soprattutto vengono disturbate da queste persone che poi si mettono qui su a Portalba e scocciano un po'. Per quanto riguarda il cambiamento, io penso che abbia avuto un'evoluzione in positivo, in quanto ormai il centro storico napoletano è un'aggregazione di molti giovani di qualsiasi contesto sociale, perché raccoglie un po' di tutto, dall'Erasmus allo studente, al ragazzo di strada, all'intellettuale, al musicista. Quindi io credo che questo sia uno dei centri storici abbastanza piacevoli da poter stare. Il problema del centro storico, penso che alla luce del giorno, quando ci si raccolgono milioni di giovani, credo che voi sappiate il consumo dei giovani, quale potrebbe essere e quale possono richiedere. Quindi saranno le autorità stesse a occuparsi di questa situazione. Ripeto, non credo che siamo noi le persone di poter essere adatti a poter controllare altre situazioni che non riguardano le attività commerciali. Allora, nel quartiere lascerei la bellezza concreta dei manufatti, degli edifici, toglierei un po' di bruttezze anche di edifici e anche un po' di
bruttezza, diciamo, bipede, nel senso che comincerei un'opera di controllo maggiore, comincerei a rendere più sicuro il quartiere da una parte, cercando anche di farlo vivere anche di notte, ma in maniera molto più civile, molto più gradevole, senza questa percezione di insicurezza costante che prende sia noi cittadini, ma soprattutto i numerosi turisti presenti in questi giorni. Dunque, cambiare sicuramente, rivedere la viabilità del quartiere, perché la ZTL da un lato ha favorito il passeggiare dei turisti, anche dei residenti, però poi l'accesso da parte di parenti, famiglie, amici, chiaramente ci rende un po' difficoltosa la viabilità. Il centro storico di Napoli è un luogo vivibile, anche se soprattutto se teniamo presente che vivere al centro storico può voler dire abbandonare la macchina, può voler dire non considerare più l'automobile, con tutto quello che di negativo anche per la città di Napoli essa comporta. E quindi direi che questo, che viene considerato a volte un aspetto negativo del centro storico, io direi addirittura può essere invece un'arma vincente, può essere un punto positivo per chi viene a vivere al centro. Da realizzare il restauro degli edifici. Cambierei la vivibilità in senso stretto, quindi come pulizia delle strade, come diciamo accessibilità specialmente al turista che ha diverse abilità, e quindi un'attenzione maggiore a questo problema. E cosa manterrei? La storia, che poi parla da sé, perché essendo un quartiere, cioè siamo nel centro storico, la storia la fa da padrona. Sappiamo tutti quanti che la piazza Bellina è una delle piazze più belle ormai a Napoli. È più o meno l'unica piazza dove è rimasto un po' di verde, però purtroppo da ultimamente sta succedendo un grande casino, specialmente la notte. Migliaia e migliaia e migliaia di persone che si trovano qua, caos, casino, bottiglie vuote, risse. Hanno dato permesso di poter sfruttare questi locali in modo abnorme. La sera non si riesce a dormire, per cui noi che viviamo il centro storico lo viviamo in modo traumatico. Infatti io, che mi interessa un po' di compravendita di appartamenti, non riesco a trovare praticamente persone che vogliono venire ad abitare, perché ci sono dei danni per chi vive il centro storico in maniera costante. Forse il turista queste cose non le vede perché passa e se ne va. Allora, lasciare più che altro diciamo cambiare, perché tutti questi locali, per esempio, che si stanno aprendo, sinceramente portano soltanto sporcizia di notte, c'è gran casino la sera, diciamo non si vive più bene. Cioè, quindi ci abito non si sta più bene la notte. Quindi non vedi un miglioramento da questo punto di vista? Non c'è un miglioramento economico, un miglioramento anche sociale, le persone si incontrano, stanno insieme? Ma questo sì, però ti ripeto, per chi ci abita se cambierei, diciamo, non andrei ad abitare da un'altra parte. La cosa che direi di proporre magari è di creare qualche attività ricreativa per i ragazzini del quartiere, perché spesso magari capita a noi che lavoriamo proprio qui in questa zona di essere un po' tra virgolette disturbati ai bambini che giustamente vogliono giocare a pallone, quindi non hanno degli spazi adeguati e magari possono dar fastidio ai turisti, a noi lavoratori. Organizzerei magari eventuali eventi teatrali, cosa che non ho mai visto, perché qui si organizzano solo di tanto in tanto degli spettacoli musicali, ma a livello teatrale di strada non ho mai assistito a nulla, e questa sarebbe una buona zona proprio perché appunto è di passaggio anche per i turisti. Per quello che percepisco io è un quartiere vivibile, mi potrebbe migliorare se ci fosse una maggiore partecipazione da parte degli abitanti del quartiere alle attività del luogo che nascono, ma partecipazione attiva proprio per farle crescere, fermentare, e mentre a volte chiaramente, siccome noi napoletani abbiamo innato un germe della diffidenza nei confronti delle novità, si tende più ad ostacolarle piuttosto che a farle crescere, però è una cosa che accade in maniera molto lieve qua, come accade purtroppo in molte altre parti di Napoli. A me Napoli, io non essendo di qua, mi ci sono trasferita perché appunto mi è sempre piaciuta come città, mi ci sono veramente innamorata.
Cambiare, guarda, assolutamente niente, perché alla fine è una città che già così com'è, per me, anche con tutto il caos, a me piace, vengo da un paesino piccolo, è troppo tranquillo per le persone giovani. Invece qua, appunto, anche a me un po' di vita, anche la sera, che ci sia rumore, che ci sia traffico, è una cosa che a me sinceramente sarò controcorrente, ma piace, quindi in questo senso non cambierei nulla, un po' forse la mentalità che cambierei delle persone. In che senso? Nel senso che io, che non sono di qua, apprezzo molto di più forse la città che qualcuno che invece ci vive, della mia stessa età intendo, perché magari c'è chi la dà per scontata, molto per scontata. Come pensi che potresti dare il tuo contributo al cambiamento? Allora, con il lavoro che faccio, quindi esaltare le qualità di questa città che sono veramente infinite, il lavoro di guida turistica serve proprio a promuovere la cultura e i beni culturali qui nella città di Napoli, che sono importantissimi, però ovviamente ci si deve lavorare, perché si deve far passare al turista la paura di camminare nel quartiere di Napoli, nei quartieri di Napoli. Beh, è quello che stiamo facendo da circa 50 anni, no? Voglio dire, attivare una libreria che possa risultare anche un luogo di socializzazione, un luogo dove ci si incontra, dove si svolgono attività. Prossimamente avremo la nuova edizione, la seconda edizione di Parti con il libro, quindi letture, quindi momenti di riflessione. Il libro può essere tutto, è un veicolo che serve a crescere, ad aumentare il proprio sapere, ma anche a far sì che le persone possano trascorrere delle ore in maniera diversa. E perché no, magari ci si conosce, ci si confronta. Partire, ho fatto molto poco rispetto a quello che si potrebbe ancora fare, però già questo luogo è un centro di aggregazione per i ragazzini del quartiere, che comunque negli orari morti di spacco vengono qua, si collegano a internet, ci facciamo una chiacchiera, cioè comunque un modo anche per farli crescere insieme a noi. Ma magari con un buon esempio. Beh, divertirsi non bisogna sballarsi, quindi basta viverla la notte, non abusarne, ecco. Io credo che il cambiamento parte dalle persone, dalle singole persone, per cui se io sono attenta a me stessa e cerco di essere rispettosa degli altri, facendo uno sforzo perché non mi viene naturale, no? Se inizio io, automaticamente succede qualcosa. Io non posso mettermi a educare le masse, ovviamente, ma cerco di settarmi su una posizione di accoglienza e di rispetto, con un po' di fatica, ma anche con tutto il piacere poi relativo dal risultato. Senso del noi, ce lo spiega, chi siete, cosa volete fare? Noi siamo il condominio, cioè ogni condominio purtroppo non c'è un comitato, forse in questo dovremmo organizzarci, però ognuno di noi cerca di fare qualcosa per il quartiere, anche a livello condominiale. I movimenti collettivi, quelli che nascono dal basso, sono fondamentali. Io vengo dal quartiere di Mater Dei, è un altro quartiere dove la collettività è stata capace di fare arrivare Bosoletti per dipingere la Partenope sul muro di un palazzo che è stato ridato ai cittadini perché occupato, per liberarlo dal degrado. Quindi si può fare tanto. C'è bisogno proprio di, sotto il profilo umano, c'è bisogno di una grande mano da parte di tutti i negozianti, sia di chi ora vende gli strumenti, sia di chi fa alimentare, che di fa bar. Ci vuole una mano da parte di tutti, ci vuole un consorzio da tutti noi che siamo della zona per cercare di migliorare quest'ultimo, assolutamente. Già quello che stanno facendo un sacco di associazioni, già è bellissimo, no? Santa Fede Liberata, l'asilo, un sacco di persone fanno un grandissimo lavoro per il quartiere, sono continuamente a organizzare delle cose a proprie spese poi nella maggior parte dei casi. Quindi già ci sono tantissimi esempi. Sarebbe un sogno, sarebbe bellissimo immaginare Napoli appunto con tutte queste, ma non soltanto artisti. Artisti non è soltanto quello che dipinge o scultore, così. Certo. Anche il cibo. Qua a Napoli è un'arte, il babà, mi piacciono troppo. Saperli fare, i dolci che sono qua, la pizza, è un'arte. Se artisti in questi sensi, sì, potrebbero fare molto, molto di più. Quindi solita ricetta, arte, cultura, stare insieme, serenamente. È l'ignoranza che uccide le città. Penso soprattutto alle scuole, le scuole elementari, le scuole medie, l'università. Io penso che possa essere questa la forza del centro storico. Tanti studenti che vivono ogni giorno qui, tanti studenti che poi per l'università ci abitano. Questo è un modo di rivitalizzare e di pulire anche in senso metaforico.
noi non lo sappiamo, diciamo, almeno io credo, diciamo, umilmente, di non sapere assolutamente quale potrebbe essere la strada, chi dovrebbe intervenire, se l'impegno dei cittadini, il semplice impegno dei cittadini possa essere sufficiente a risolvere qualcosa, o come dire, siccome si usa molto la parola sinergia, ci vorrebbe una sinergia di associazioni, di cose. Tra abitanti del centro bisognerebbe fare rete e fare anche piccole azioni concrete, da, che ne so, dal ripulirsi una piazza a organizzare eventi appunto per grandi, per piccoli, questo sicuramente sì. Io non sono molto attiva in questo momento, però conosco realtà che sono attive in questo senso e conto di attivarmi appena la mammità mi lascerà un po' più di spazio. Una cosa molto bella, una realtà molto bella del centro storico, sicuramente l'ex asilo Filangieri, che sta diventando un punto di aggregazione forte per realtà artistiche napoletane e non, ed è sia un luogo per fruire di musica, teatro e altro, sia un luogo per farlo, per fare laboratori. Quindi sicuramente sì, ci sono delle cose che si muovono. Io sarei più per fare dei negozietti, di artigiani, queste cose qua. Io così vedo il centro storico di Napoli, non con questi locali, sinceramente. Allora, il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno. Le ultime cose, gli ultimi accadimenti, anche personali, che riguardano tentativi innumerevoli di fare rete, immagino consorsi tra commercianti, immagino raggruppamenti tra imprese della stessa tipologia, insomma nella mia recente vita ne ho fatte tante, ne ho viste tante. Devo dire che noi abbiamo un problema che potrà essere modificato soltanto dall'innesto delle nuove generazioni. Però deve essere una cosa, una decisione comune, cioè devono essere tutti quanti all'unanimità a essere d'accordo ad organizzare qualche evento che interessi tutti, giovani, stranieri, adulti. Fare qualcosa di interessante e innovativo sicuramente.